Sindaco Di Pietro, c'è l'elezione a Presidente dell'Unione Comuni della Val Vibrata, insomma è la prima volta di Civitella a guidare il consorzio intercomunale. Sì, poco fa c'è stata questa elezione che ovviamente mi dà grande soddisfazione personalmente, ma credetemi, sono molto contenta per Civitella perché appunto, come ha già detto, per la prima volta la possibilità di esprimere un presidente in un'unione che gestisce ambiti molto significativi per la comunità, che sono sociale, sono il ciclo dei rifiuti e tante altre questioni come la CUC. Dobbiamo portare avanti tanti progetti, ci sono tanti settori sui quali dobbiamo intervenire, quindi sono anche molto contenta del fatto che il vicepresidente sia una donna, la sindaca di Turano, che gode della mia incondizionata stima, quindi insomma una bella avventura, ma sono molto felice di insomma affrontarla. C'è stata sempre una gestione collegiale per quanto riguarda l'Unione, un passaggio di consegne con Vagnoni, c'è qualche urgenza, qualche priorità da dover affrontare nei prossimi giorni? Allora, io colgo l'occasione per ringraziare il presidente Vagnoni, il vicepresidente Luzzi e tutti i presidenti che l'hanno preceduto perché veramente hanno fatto un grande lavoro. Come dicevo, ci sono alcune questioni importanti sia nell'ambito del sociale che nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti da assumere, però ecco, come l'Unione è un insieme di sindaci che viaggiano e che devono condividere insieme determinate decisioni, quindi affronteremo nei prossimi mesi queste discussioni per arrivare a delle decisioni condivise.